Carissimi amici e amiche, benvenuti o bentornati alla quarta puntata di questo ciclo di catechesi Vizi e Virtù. Per chi ha seguito la diretta, quindi ha sentito anche il canto introduttore, abbiamo messo questo canto molto bello, che è un'invocazione a tenere il diavolo lontano da noi, perché questa sera dobbiamo cominciare a parlare di un vizio capitale, che è il vizio capitale, satanico, è il vizio luciferino. Cioè la superbia, seguiremo un pochino in questo ciclo di catechesi per alternare un po', quindi per fare in modo che non ci sia tutto paradiso e poi tutto inferno, quindi tutta quanta ben di Dio e poi tutta immondizia, quindi alterneremo a una virtù un vizio capitale, in modo tale che bilanciamo un pochino informazioni, diciamo così, anche perché seguendo l'ordine dei primi tre vizi capitali e poi delle prime tre virtù teologali dei quattro vizi capitali, vedremo che seguendo un pochino l'ordine si trovano, diciamo, abbastanza l'uno in opposizione all'altro, perché la superbia, anche se non sembra, però sotto certi aspetti è il contrario della fede. Come vedremo, tratteremo anzitutto, questa era una mia omissione, perché tra i vizi proprio direttamente opposti alla fede, forse questa omissione è stata anche un pochino voluta, o permessa o disposta, c'è l'ateismo. E l'ateismo è una caratteristica propria del superbo. Cioè, la Sacra Scrittura dice che lo stolto dice che Dio non esiste, cioè una persona a cui non funziona il cervello. Il raca è in ebraico, quindi proprio lo stupido. Ma la superbia, come vedremo, è proprio il vizio folle, il vizio di colui a cui non funziona il cervello, ed è veramente paradossale. E io proprio sinceramente lo confesso pubblicamente. Mi chiedo come possa essere nato un fumo del genere, una follia del genere in Lucifero, che a quanto io insomma non ho mai visto un angelo, non so come sia fatto, però sappiamo dalla rivelazione, dalla fede, che Lucifero, che era il primo degli angeli, era il più bello di tutti, era il più intelligente di tutti, era il più grande di tutti. Dico, ma come ti viene in mente di voler diventare come Dio, o di poterti fronteggiare con Lui, di poterti ribellare a Lui, proprio perché tu sei intelligente, quindi ne capisci la grandezza. Ma come ti viene in mente una cosa del genere? Cioè, proviamo a pensarci, cioè, chi di noi può diventare come Dio? Per il semplice fatto che noi siamo degli enti creati, cioè, capiamo, no? Cioè, facciamo un'ipotesi per assurdo, cioè io non lo so, non voglio azzardarmi perché anche la nostra conoscenza dell'Onnipotente è molto molto limitata, ma se c'è un ente creato, quindi che ha una data di nascita, un inizio, quello non può diventare come Dio, cioè neanche se Dio, come dire, lo volesse, presumo, perché quello è un ente creato, cioè Dio è quello che è, punto e basta. Come fai? Ecco, questo per dire, insomma, un po' l'assurdità di questo vizio, però è il primo vizio capitale, perché tanto più le cose sono assurde e quanto più a volte sembra che gli esseri umani, e a quanto pare anche gli esseri angelici, se ne lasciano, come dire, invischiare. La superbia è follia, così come l'ateismo è follia. Facciamo così, introduciamo un attimo la superbia, ecco, poi vorrei appunto un attimo parlare un po' dell'ateismo, che è un peccato contemporaneo, figlio tra l'altro del comunismo. La Madonna disse a Fatima, questo lo sappiamo, che se
non si faceva la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, avrebbe diffuso i suoi errori nel mondo. Io adesso non lo so come chi ha letto questa cosa, come l'ha interpretata. Non è che tutto il mondo è diventato comunista. No. Però, amici miei, quasi tutto il mondo è diventato ateo. Quantomeno l'Europa. Cioè, oggi l'ateismo, cioè l'ateismo teorico, cioè, penso che tutti sappiamo che il comunismo insegnava l'ateismo teoretico, quindi l'ateismo scientifico, quindi l'ateismo come scelta ideologica, come dire, volontaria, cioè devo essere ateo, perché se io non sono ateo, non instaurerò il paradiso sulla terra, perché questa era la pretesa del comunismo. Instaurare il paradiso sulla terra senza Dio. Oggi stanno facendo esattamente la stessa identica cosa. Cioè, che non lo facciano per instaurare la dittatura del proletariato, ma per esempio l'oligarchia di pochi ricconi che vogliono prendersi in mano il mondo e dominare soltanto loro, cioè, quindi costruendo un mondo come loro se lo sono pensato, senza Dio, qual è la differenza? Cioè, che si diceva una volta in matematica, cambiando l'ordine dei fattori o degli addendi, il risultato non cambia. Se tu scrivi 4 più 5, 5 più 4 sempre 9, 9 fa. Se scrivi 4 per 8, 8 per 4 sempre 32 fa. Quindi, che tu vuoi instaurare la dittatura del proletariato o l'oligarchia di pochi potenti del pianeta Terra, pochi potenti appunto da un punto di vista finanziario o politico, con il numero, con il minimo comune denominatore, che per fare questo Dio lo devi eliminare, perché tu vuoi costruire una società dove Dio non c'è, la stessa cosa, d'accordo? È la stessa cosa. Quindi quando la Madonna parla, cioè, non è la diffusione degli errori della Russia e del comunismo, cioè che tutti diventano comunisti. Se tutti diventano comunisti, certamente tutti quanti diventano ateo, ma per diventare atei non è necessario essere per forza comunisti. Basta che l'ateismo diventa uno stile di pensiero, anche perché l'ateismo teorico, in realtà, non è stato concepito a livello scientifico dal comunismo. Il comunismo l'ha fatto proprio da un punto di vista ideologico, e ne ha fatto un antesignano insieme al materialismo, no? Materialismo dialettico e materialismo storico. Però l'ateismo è stato teorizzato da chi? Dalla Rivoluzione francese. Il primo grande colpo, diciamo così, inferto al cuore del cristianesimo dell'Europa è stata la Rivoluzione francese. Liberté, égalité, fraternité. Sappiamo benissimo che questi principi, illuminismo, e questi principi sono poi confluiti nell'ampio mondo della massoneria, che è nata in concomitanza o immediatamente dopo la Rivoluzione francese, prima come società segreta, adesso ormai è diventata una cosa pubblicamente praticata alla luce del sole, ma avendo appunto questi grandi principi, quindi questi principi, come dire, di laicità apparentemente belli e condivisibili, libertà, carità, fraternità, però Dio lo accantoniamo, via, lo Stato ce lo costruiamo noi, i diritti ce li insegniamo noi. Dietro tutto questo c'era il pensiero di Immanuel Kant, non solo, c'era l'illuminismo, c'era, no? Quindi la stessa morale senza Dio, il bene fino a se stesso, teorizzato da Kant nella Critica della ragion pratica. Quindi tutta sta roba qua. Adesso cerchiamo di fare un pochino d'ordine, che mi sto facendo un pochino prendere dalla verve dell'estrema attualità di questi argomenti. Allora, parlando della superbia, sentite che belle queste parole per introdurla, che si leggono nel libro del Siracide, capitolo 10, versetti 12 e 13. Principio della superbia umana, si potrebbe anche mettere tra parentesi diabolica, è allontanarsi dal Signore.
Tenere il proprio cuore lontano da chi l'ha creato. Principio della superbia, infatti, è il peccato. Ricordiamo le parole di Gesù, che cosa dice del diavolo? Egli è peccatore fin dal principio. Chi vi si abbandona diffonde intorno a sé l'abominio, l'abominio. Pensiamo a quella figura misteriosissima, a quel fenomeno misteriosissimo profetizzato nel libro del profeta Daniele e nel libro dell'Apocalisse, l'abominio della desolazione, no? Chi si abbandona alla superbia, quindi il frutto di un mondo superbo e senza Dio, è l'abominio della desolazione. Altra immagine molto misteriosa. Per questo il Signore rende incredibili i suoi castighi e lo flagella fino a finirlo. Cioè, se c'è una cosa che Dio proprio odia, proprio la detesta in maniera assoluta, perché è la cosa più folle che possa esistere, è la superbia. Non è la lussuria, eh? È la superbia. È il vizio satanico per antonomasia. Quindi perché? Perché oggetto della superbia, oggetto proprio formale della superbia, è la brama della propria gloria, onore, reputazione ed eccellenza, che fa dimenticare all'uomo, attenzione, la propria condizione creaturale e lo porta a stravolgere tutte le intenzioni dei singoli atti, che vengono tutti quanti sempre finalizzati al proprio io e alla propria eccellenza, anziché, come dovrebbero, alla gloria di Dio e al bene del prossimo. I teologi definiscono la superbia, appunto, il principio o inizio di tutti i peccati. Abbiamo sentito, principio della superbia, infatti, è il peccato. Ma è anche vero che il peccato è il principio della superbia, per anche il contrario. Ora, fu il peccato di Lucifero. Lucifero, sappiamo dalla tradizione, che bramò disordinatamente l'uguaglianza con Dio, ma in particolare rifiutò di prestargli obbedienza. E attenzione che la superbia, fu anche il costitutivo formale del peccato originale, eh? Che cosa ha mosso Eva a mangiare del frutto proibito? È stata quella sollecitazione del serpente? Dice: guarda che Dio ha detto che se mangeremo questo albero noi moriremo. Non morirete affatto, anzi diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Cioè, sia il diavolo che i primi hanno peccato dietro questa idea, diventare come Dio. Adesso qui possiamo subito, ecco, spot pubblicitario. Sul peccato originale, penso che chi segue questa catechesi in diretta o anche in differita, perché a quanto pare, insomma, i miei, chiamiamoli followers, anche se a me non piace molto questo termine, perché noi siamo tutti quanti followers, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda, come dire, chi mi sta vicino. Io vi prego tutti quanti di essere followers di nostro Signore Gesù Cristo e della sua Santissima Madre, che sono loro che devono essere seguiti, no? Come diceva San Giovanni Battista, bisogna seguire loro, non bisogna seguire me. Come dire, un povero prete è l'amico dello sposo, quindi serve a qualcosa se aiuta le persone a conoscere e quindi poter seguire e quindi amare lui. È lui che ha followers, è lui che ha discepoli, è lui che ha innamorati, amici. Ecco, noi siamo tutti quanti insieme. È chiaro che un sacerdote ha fatto
come dire, un sacerdote ha fatto della, cioè si è fatto sacerdote, si spera, perché ha conosciuto quanto è bello e quanto è grande il nostro Dio, Signore Gesù, e vuole semplicemente condividerlo. La sua gioia è che qualcun altro conosca e ami Gesù. Ma perché? Perché se tu conoscerai e amerai Gesù, tu avrai fatto striker, avrai una vita meravigliosa sulla terra e ancora migliore quando finirà la vita di questa terra, no? Quindi, comunque sia, con queste cose facciamo finta che si possa dire come si usa nei social, perché insomma, la pagina Facebook ha dei followers, il canale YouTube ha gli iscritti, ecco, forse è un pochino meglio, no? Anche su Facebook, anche su Twitter ci sono i followers, quindi i miei followers, diciamo così, sapranno che c'è un altro ciclo di catechesi, che è appunto iniziato, che ha cadenza settimanale come questo, che è dedicato proprio all'approfondimento del peccato originale, a verificare, seguendo le dottrine e le teorie proposte dagli antichi padri della Chiesa e oggi, ecco, rimodulate e rimodulabili, circa in che cosa possa essere consistito il peccato originale. Comunque, a prescindere dalla sua, così come a prescindere dal contenuto del peccato di Lucifero, di cui magari adesso diremo qualcosa, perché anche per quel peccato c'è un'ipotesi teologica molto fondata, e questa molto molto radicata anch'essa sia nella tradizione che nel pensiero di diversi santi e in alcune rivelazioni private. E a prescindere dal contenuto, sia il peccato originale luciferino che il peccato originale umano sono stati anzitutto un peccato di superbia. 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 Lucifero, prendiamo un attimo una piccola citazione, perché del peccato originale degli angeli si parla in maniera misteriosa, si accenna, guardate che la Bibbia è fatta così, no? Nostro Signore ha messo sta rivelazione, cioè a un certo punto sto Lucifero compare misteriosamente nel capitolo 14 del profeta Isaia. Lo leggo, come abbiamo letto il Siracide, no? Allora andiamo a vedere, si legge un po' prima. Signore, tranquillo. Va bene. Allora intonerai questa canzone. Meglio leggere dal versetto 3. In quel giorno il Signore ti libererà dalle tue pene e dal tuo affanno e dalla dura schiavitù con la quale eri stato asservito. Una schiavitù alla quale siamo asserviti. Allora intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: Re di Babilonia, attenzione. Babilonia, Babel, in ebraico significa testualmente confusione. Babilonia è il regno del caos. Quindi il re di Babilonia, vedremo subito che non è il re di Babilonia che realmente esiste storicamente parlando, ma è un richiamo simbolico. Intonerai questa canzone sul re di Babilonia e dirai: Ah, com'è finita la puzzina, è finita l'arroganza. Vedremo, parlando della superbia, che insieme alla superbia bisogna trattare dell'arroganza, della presunzione, dell'orgoglio. Sono fattispecie contigue della protervia, ma distinte. Il Signore ha spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva i popoli nel suo furore con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro. Chiaro che noi che sappiamo come va a finire, già leggiamo chi è questo che fa queste cose orribili. D'accordo? Riposa ora tranquilla tutta la terra ed erompe in grida di gioia. Persino
I cipressi gioiscono riguardo a te e anche i cedri del Libano. Da quando tu sei prostrato, non salgono più tagliaboschi contro di noi. Quindi qui c'è un'allusione al momento in cui Satana, adesso si parlerà esplicitamente di Lucifero, sarà definitivamente atterrato, prostrato. Tocca aspettare il giudizio universale, purtroppo, figlioli miei cari. Adesso. Io sono tanti anni che dico e credo di non sbagliare. In questo momento storico siamo, a mio modestissimo avviso, ma ne parla anche chi è molto più grande di me, perché basta seguire un po' le trasmissioni di Radio Maria. So che in più di qualche circostanza ne ha parlato anche Padre Livio, del primo combattimento escatologico. Il libro dell'Apocalisse individua due momenti critici. Dopo la venuta di Cristo, momenti che perché si chiamano combattimenti escatologici? Perché c'è un raduno delle forze del male che si scatenano, che siano scatenate adesso, noi lo vediamo, ma sappiamo benissimo che c'è la famosa visione di Leone XIII del 1884, online la trovate, ne ho parlato infinite volte, e anche quello che la Madonna ha detto per chi ci crede a Medjugorje. Dovete sapere che un giorno Satana si è presentato davanti al trono di Dio chiedendo a Dio il permesso di mettere alla prova l'umanità e di dargli il tormento, e ha avuto da Dio il potere di poterlo fare. Il suo potere terminerà quando si compiranno i segreti, per chi crede a Medjugorje. Per chi non crede a Medjugorje ma crede a Fatima, che è riconosciuta, il suo potere terminerà col trionfo del cuore immacolato di Maria. D'accordo? Quindi è uguale tanto, va bene? Quindi questo è sicuramente un tempo satanico e lo vediamo, cioè, adesso poi più che mai, quindi cioè, penso che non ci sia bisogno insomma di spendere troppe parole, no? Gli inferi sotto di te si agitano. Continua la lettura, siamo arrivati al versetto 9 di Isaia. Gli inferi di sotto si agitano per te, per venirti incontro al tuo arrivo. Per te essi svegliano le ombre, tutti i dominatori della terra, e fanno sorgere dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: anche tu sei stato abbattuto come noi, sei diventato come noi. Negli inferi è precipitato il tuo fasto, la musica delle tue arpe, sotto di te vi è uno strato di marciume, tua coltre sono i vermi. Sto leggendo il profeta Isaia, eh? Ecco qua il versetto dove viene proprio nominato. Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei caduto dal cielo? Come mai sei stato steso a terra, Signore dei popoli? Attenzione adesso, eppure tu pensavi, salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, dimorerò sul monte dell'assemblea, nelle parti più remote del settentrione, salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo, mi farò uguale all'Altissimo. Sentite che dice, mi farò uguale all'Altissimo. Peccato originale degli uomini, cosa gli va a dire? Diventerete come Dio. Capiamo che questa è proprio, questa è la fissazione del diavolo, questa qui. E capiamo subito che cos'è la superbia, detta in due parole, è pretendere di fare a meno di Dio. Io sono Dio di me stesso, non esiste Dio. Io faccio quello che mi pare, io non riconosco nessuna autorità, io non riconosco nessun limite. Io a Dio non gli obbedisco, non lo servo, penso, ne distruggo, come dire, il pensiero stesso con l'ateismo, ma ammesso che non fosse distrutto, pure se dovesse esistere, non lo servo, non lo voglio. Mi farò uguale all'Altissimo. L'ateismo è un peccato stupido. Satana lo sa che Dio esiste, Satana non è mica ateo. Satana fa la guerra a Dio, non è ateo. Continuo la lettura, riprendo il 14 perché poi vediamo il 15, no? Salirò sulle regioni superiori delle nubi, mi farò uguale all'Altissimo.
E invece sei stato precipitato negli inferi, nelle profondità dell'abisso. Quanti ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente. È questo l'individuo che sconvolgeva, che faceva tremare i regni, che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la prigione? Potremmo andare avanti, ma ci fermiamo, concludiamo in questo modo, no? Riduceva il mondo a un deserto. Il mysterium iniquitatis, Lucifero. Attenzione che Lucifero, essendo un angelo, commesso il peccato, non ha possibilità di tornare indietro. È condannato ad essere per tutta l'eternità perverso, pervertito. Il suo odio contro Dio e la sua invidia, la sua rabbia, se vogliamo, se possiamo dire così, crescono di ora in ora, di giorno in giorno, di minuto in minuto. Sa benissimo che combatte una battaglia persa, perché lo sa che contro Dio non può vincere, però la combatte lo stesso. E suo fine è portarsi all'inferno il maggior numero di abitanti possibile. Perché quello che ha perso lui vuole che non lo godiamo noi. Ora, domanda, così facciamo una parentesi sull'ipotesi di peccato originale degli esseri umani. Ci sono alcune domande. Ma perché il diavolo ce l'ha così tanto con noi? Ma vuoi fare il diavolo tu, capito? Ti sei ribellato a Dio e gli hai fatto la guerra. E continua a farti la guerra, no? Che vuoi da me, che sono povero essere umano, che t'ho fatto? Che gli abbiamo fatto noi al diavolo, che ci vuole così tanto male, che ci vuole portare all'inferno? Ma che gli abbiamo fatto noi? Ma che vuoi da me? Cioè io non mangio, cioè, l'essere umano manco esisteva quando hanno combattuto la guerra nel cielo, che si sono messi a fare fa il pandemonio, che si sono fatti sbattere fuori. Ma tu che vuoi da me? Ecco, uno, prima domanda, perché il diavolo ce l'ha tanto con noi? Questo per introdurre. E poi, perché il diavolo ce l'ha tanto con la Madonna? Penso che tutti sappiano, chi vuole farsi una cultura si legga i libri di tutti gli esorcisti del mondo, Buon'anima di Padre Amort, grande esorcista, i libri di Padre Bamonte, che ne ha preso il testimone di Padre Amort, credo che sia tuttora presidente lui dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, credo, tutti quanti ti raccontano che la Madonna e il diavolo sono proprio nemici giurati e che per certi aspetti, questa è una cosa vera ma da capire rettamente, il diavolo c'ha paura ancora di più della Madonna che di Gesù Cristo. Come mai? Che sarà mai? Che è successo? Che è successo? Allora, fin dai tempi antichi, ma questa è stata un'ipotesi ripresa nei tempi moderni, per esempio uno che ha molto approfondito questa cosa e assai opportunamente è stato tra i santi vicino a noi, il grande San Massimiliano Maria Kolbe, l'ha proprio messa nero su bianco. Qual è stata la prova degli angeli? Ecco, per venirti la superbia ti porta a renderti indipendente da Dio e quindi si sostanzia in un peccato, ma il peccato è trasgressione di un ordine divino. Proprio è il costitutivo, cioè non esiste peccato se non c'è una disobbedienza formale a Dio. Formale. Formale vuol dire che tu sai bene quello che Dio ti ha chiesto e ti ribelli, fai il contrario. Quindi è proprio il peccato per antonomasia. Quindi piena avvertenza e deliberato consenso. Allora, gli esseri umani sono stati sottoposti ad una prova. E qui, plin plon, faccio consigli per gli acquisti al ciclo dei catechesi che vi ho mandato. Qual è? Lì ci vuole, insomma, un approfondimento abbastanza ampio. Sul diavolo ce la liquidiamo per non dargli troppa importanza con questa catechesi. Anzi, speriamo in qualche minuto così cominciamo a introdurre un po' di più questo vizio capitale e parliamo un po' dell'ateismo, soprattutto. E qual è stata la prova degli angeli? Allora, la prova degli angeli
era questa. La Santissima Trinità avrebbe rivelato a tutti gli angeli la futura creazione di una altra forma di vita intelligente, inferiore a quella angelica, che è la nostra. Noi non siamo angeli, noi siamo uomini e siamo inferiori agli angeli, perché la nobiltà e la purezza e anche la perfezione di un puro spirito è superiore a uno spirito, tra virgolette, incarnato come siamo noi. Noi siamo esseri spirituali perché siamo intelligenti, siamo ragionevoli, abbiamo una libera volontà, ma abbiamo anche un corpo, che è il principio della nostra possibile imperfezione e che paradossalmente è anche il principio della nostra possibile salvezza, perché noi possiamo convertirci proprio perché siamo corporei, perché se fossimo stati puri spiriti non ci potevamo convertire manco noi. Approfondire questa cosa in questo contesto è un pochino complicato, perché bisognerebbe introdurre tutto il discorso sugli angeli e su che cosa è un intelletto angelico, su cosa sono i puri spiriti, perché uno spirito, una volta che ha peccato, non si può più distogliere da quello che ha fatto. Vediamo se è possibile fare un cenno, ma ad articolare bene questo discorso ci vuole non solo una catechesi ad hoc, ma forse un ciclo di catechesi ad hoc, perché bisognerebbe andare a prendere tutta quanta la sezione della Somma Teologia, dove il Dottor Angelicus, che è San Tommaso, a mio avviso è colui che ha spiegato meglio di tutti come sono fatti appunto i puri spiriti, e quindi ci fanno capire queste cose. Comunque, allora, Dio ha detto, ha fatto conoscere, io creerò questa razza umana, e dentro questa razza umana io farò questa cosa: tutto quello che creerò, tutto, convergerà in questo essere come in un microcosmo, cioè sarà spirito perché avrà l'anima, sarà spirito come voi angeli, però sarà anche corpo, e nell'essere corpo saranno, come dire, contenuti tutti quanti i gradi di essere materiale inferiori. E questo noi lo constatiamo in noi stessi. Le piante hanno quella che si chiama filosoficamente la vita vegetativa, e noi abbiamo una vita vegetativa perché noi abbiamo le funzioni della nutrizione, no? Sappiamo quando una persona va in coma si riduce allo stato di vita vegetativo, cioè vegeta, perché non è più cosciente, non si muove, ma noi ci possiamo anche muovere, quindi abbiamo anche una vita, come dire, di movimento, come gli animali. Dentro di noi c'è anche proprio la materia, materia, quella stessa materia organica e inorganica che si trova in natura. Quindi capite, tutto ciò che Dio ha creato, poi nelle sue varietà infinite, questo è un pensiero che i padri avevano già molto molto chiari, è presente nel microcosmo uomo. L'uomo lo chiamavano il microcosmo perché dentro di sé sussume tutte le forme di essere e tutti quanti i gradi di essere pensati da Dio fuori di sé. Spero di essere stato chiaro. Allora dice: che cosa farò per portare a perfetta nobilitazione tutto il creato? La seconda persona della Santissima Trinità si farà uomo, cioè facendosi uomo porterà alla massima glorificazione possibile tutto il creato, dagli angeli fino alla pietruzza sperduta che sta sul pianeta Terra. È questa il fine dell'incarnazione nel progetto di Dio, come ben capito un scoto, era questo. Gesù non avrebbe dovuto soffrire, il Verbo sarebbe dovuto scendere in mezzo agli uomini come un trionfatore già nell'incarnazione, adorato e venerato da tutti, se le cose fossero andate diversamente come Dio aveva pensato che andassero. È evidente però che il Verbo incarnato dovrà essere adorato come Dio non solo in quanto seconda persona della Santissima Trinità, ma anche in quanto uomo, perché l'umanità del Verbo incarnato appartiene alla persona del Verbo. Cioè Gesù Cristo si adora, e questo ricordiamocelo sempre, e Gesù Cristo, per esempio, presente nell'Eucaristia, si adora. Prima che essere alimento, l'Eucaristia è da adorare,
E si può mangiare solo dopo mangiare, tra virgolette, quindi ci si può, la si può assumere, si può nutrire solo dopo averla adorata, non prima. Nessuno può accostarsi all'Eucaristia se non l'adora, col cuore e col corpo. Ecco perché la forma certamente migliore per accostarsi all'Eucaristia è farlo in ginocchio. Questo non c'è nessun dubbio. Qualunque situazione storica contingente uno possa attraversare, io questo l'ho sempre pensato, lo penso e sempre lo penserò. Nel rispetto di chi la pensa differentemente, per carità, facciano pure, ma a mio avviso questa è una cosa, cioè, indubitabile. Non si può pensare diversamente da così, pur nel rispetto di chi la pensa di diversamente da così. E Lucifero ha detto che io devo adorare il Verbo, a parte che io vorrei diventare come lui, d'accordo? Io quindi vorrei io essere adorato e diventare come lui. Mo che mi tocca fare? Devo adorare lui unito ad una natura inferiore alla mia. Ma stiamo al manicomio. Poi non c'era solo quello, perché Dio ha aggiunto la creatura per mezzo della quale io mi servirò per realizzare questa cosa. Avrà una dignità unica e incomparabile. Per cui, pur essendo lei non è una dea, ma una creatura appartenente alla razza umana, per la dignità ricevuta di essere lo strumento dell'incarnazione del Verbo, e quindi la madre del Figlio di Dio, e quindi la madre di Dio, non la Madonna, la chiamiamo madre di Dio, non per scherzo, immediatamente ipso facto assumerà un grado di dignità superiore ad ogni altro ente creato, superiore a tutti gli angeli. E quindi certamente Lucifero non dovrai adorarla, ma dovrai venerarla e riconoscerla come regina. Ecco, quando Lucifero ha conosciuto pure questo, come diciamo noi esseri umani, ha proprio sbroccato, già dice, cioè io già non adoro lui e facciamo finta che me lo potrei pure piegare, perché questo comunque è Dio, ma figurati se io vado a venerare, quindi considero superiore a me, vedete la superbia, una pura creatura. Tu non stai bene, avrà pensato dell'Altissimo, e si è messo a fare il matto, si è ribellato. Ha detto, io questa cosa non la faccio, non la farò mai, ma manco morto. E da quel momento ha cambiato nome. Non si chiama più Lucifero, ma si chiama Satana. Sapete, i cambi di nome, i cambi di nome possono essere in meglio o in peggio, eh? Guardate la Sacra Scrittura. Da Abraham a Abramo cambia il nome. Da Simone a Pietro. Gesù stesso ha dato i soprannomi agli apostoli. Giacomo e di Zebedeo e San Giovanni, suo fratello, è lui che l'ha chiamato i figli del tuono, i soprannomi. Pensiamo come la tradizione della Chiesa ha assunto questa cosa, no? Un tempo tutti gli ordini religiosi, al momento dell'ingresso in noviziato, sceglievi il nome religioso. Quando veniva battezzato, quando venivano battezzati gli adulti, si sceglieva un nome nuovo per il battezzato. Il pontefice sceglie un nome diverso, non è il nome con cui viene chiamato quando era cardinale. C'ha un nome proprio da papa, in ricordo del fatto che Gesù cambiò il nome a Pietro. E il nome cambia pure in peggio. Questo da Lucifero è diventato Satana. Cambia pure in peggio. E da allora è cominciata la guerra. Una guerra però che è nata da cosa? Dalla superbia. Ecco perché la superbia, Dio ce ne scampi e liberi. Dio ce ne scampi e liberi. Perché è il vizio satanico per antonomasia. Ora, andiamo un attimo a vedere come la superbia si ramifica in quella follia che è l'ateismo. Che cos'è l'ateismo? L'ateismo è la paura
teorizzazione filosofica della non esistenza di Dio. Ossia, basandosi sul fatto che di Dio non è possibile avere una conoscenza, come si dice, incontrovertibile. Teniamo presente che l'humus dell'illuminismo, da cui deriva remotamente l'ateismo, è posteriore all'avvento della cosiddetta scienza galileiana, per la quale ci troviamo, come tutti quanti ricorderanno, alla fine del 1500. Galileo Galilei. All'avvento della scienza galileiana apportò nella cultura occidentale dominante una cosa che prima non c'era, che la scienza pre-galileiana non era la scienza galileiana. La scienza galileiana portò un crisma, come dire, una caratteristica allo scibile umano che prima non c'era. Qual è questa caratteristica? Quella che si chiama tecnicamente l'incontrovertibilità. Ci sono alcune discipline. Adesso poi ce ne sono tante, adesso poi la scienza si è ramificata, per le quali è possibile giungere a un grado di certezza dimostrabile in maniera incontrovertibile. Perché la scienza galileiana si basa sull'ipotesi, la verifica e la riproducibilità in laboratorio. Non ci credi a questa cosa, te la rifaccio quante volte vuoi. E nella misura in cui si può rifare quante volte vuoi, è scienza galileiana, quindi è controvertibile. Ora, è possibile la conoscenza naturale di Dio? Infatti la Sacra Scrittura dice che lo stupido dice che Dio non esiste. È una conoscenza di questo genere. Tu vedi in giro un cosmo ordinato, delle cose belle, sai che, perché sei intelligente, che non esiste nessuna realtà bella e ordinata che non abbia un'intelligenza che l'abbia plasmata. Non c'è niente. Una cosa tanto grande come la Terra, come il creato, come l'uomo stesso, come il cosmo, non può non essere stata fatta da qualcuno. Quindi Dio esiste. Questa è la, diciamo così, la conoscenza filosofica di Dio. Poi San Tommaso d'Aquino diede le cinque prove dell'esistenza di Dio, no? Però ciascuna di queste cose non ti dà il crisma dell'incontrovertibilità. Perché? Perché se tu fai l'ipotesi contraria, anche se sembra irragionevole, se tu ti ci metti a pensare, però in fondo, come dice del resto anche la Sacra Scrittura, il prologo del Vangelo di San Giovanni, cioè, Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del Padre ce l'ha rivelato, ma tu non l'hai mai visto. In purgatorio, all'inferno, in paradiso, sì, nel corso della storia della Chiesa qualche santo nostro Signore ce l'ha portato per poi andare a testimoniare, ma non è una cosa molto frequente. Uno potrebbe dire, e chi l'ha mai visto l'inferno? Io non l'ho visto e quindi non ci credo. D'accordo? Quindi l'humus dell'ateismo è chiaro che nasce dentro questa realtà. Quando Kant critica Dio e l'idea di Dio, si basa proprio su questo. Adesso sarebbe troppo complicato fare il discorso filosofico, sono i giudizi sintetici a priori, che sono quelli in base ai quali si ha una conoscenza certa e, come dire, di qualche cosa di più. Adesso non vorrei rendere questa catena troppo complicata. Non si possono fare sulle realtà che non cadono sotto quello che si chiama il fenomeno, cioè una cosa che i sensi controllano. Siccome Dio è un'idea, quindi è un'idea intellettualmente concepita, sì, rimane come ipotesi, come dire, indimostrata e indimostrabile. Se ci credi, bene, se non ci credi, bene lo stesso. Libero, in coscienza, ad libitum. Guardate che le conseguenze di queste cose, noi adesso non ci rendiamo conto, eh? Cioè,
Quando nel 1931 la festeggeremo domenica prossima. Sì, domenica prossima siamo arrivati. La festa di Cristo Re, che una volta si festeggiava l'ultima domenica d'ottobre. Quando Pio XI istituì la festa di Cristo Re, tra i fini che aveva c'era anche quello di ricordare a tutto il genere umano, compresi i politici, compresi i governanti, che tutto il mondo deve essere sottomesso a Cristo. Tutti. Figuriamoci oggi con lo Stato laico imperante, no? Lo Stato laico di cui oggi si parla, come dire, si riaggancia alla pretesa di estromettere Dio dal consorzio sociale. E attenzione che in molti pensano che sia giusto, che deve essere così, per carità, e lo pensano anche a diversi, come dire, pensatori cattolici, teologi, giusto questo qui. Cioè, la Chiesa è la Chiesa, lo Stato è lo Stato c'ha i suoi fini, la Chiesa c'ha i suoi fini, mica possiamo imporre a tutti quanti la stessa religione. Cioè, viene sempre messa su questo, diciamo così, su questo piano, che se la metti su questo piano, non è il piano, ma il mondo appartiene a Cristo ed è volontà di Dio che, senza imporre niente a nessuno, evidentemente perché il cristianesimo non si impone, ma è volontà di Dio che tutti obbediscano a Cristo, che i re obbediscano a Cristo, che i parlamenti obbediscano a Cristo, che i governanti obbediscano a Cristo. Non è volontà di Dio che Cristo sia stato estromesso da tutto e da tutti e che si facciano leggi, tra virgolette, laiche, dove non soltanto Dio non c'entra per niente, ma la sua legge è calpestata. Questa non è affatto volontà di Dio, questa è volontà degli uomini, questi sono figli dei nostri tempi, d'accordo? Quindi è chiaro che cosa fai allo stato attuale? Preghiamo, lavoriamo, perché questa non è una cosa che si può imporre con la forza. Ma da qui a dire che questa è una cosa auspicabile o che è giusta, e meno male che sia così, insomma ce ne passa un po'. Quindi l'ateismo nasce dentro questo humus. Quindi, siccome Dio non si può dimostrare, do per scontato che o non esiste o non lo voglio. Perché? Perché se io mi metto a pensare a Dio, questo era affermato già ai tempi della Rivoluzione francese, ma questo poi divenne proprio uno dei cavalli di battaglia del pensiero del comunismo teoretico della prima ora, e poi realizzato di fatto, perché in Russia e in Cina c'è ancora il comunismo, di questo stampo. Cioè, l'idea di Dio mi distoglie lo sguardo, mi distoglie l'attenzione, mi porta in un mondo a pensare all'aldilà, a proiettarmi all'aldilà, e quindi io, se penso troppo all'aldilà, non penso all'aldiquà, ma io il paradiso lo devo creare sulla terra, non devo aspettare che arriva il cielo. E quindi di questa idea che è una zavorra me ne devo liberare, perché se continui a pensare al paradiso, che qui bisogna soffrire un po', bisogna sopportare tante cose perché poi le cose andranno meglio, c'è il paradiso, qui il paradiso sulla terra non lo realizziamo mai, e quindi via. E non solo via, bisogna mandarlo via, quindi l'ateismo diventa teoretico, quindi diventa insegnato a scuola, ai bambini. Questo è accaduto in Russia, non lo so se accade tuttora in Cina, ma presumo, o in Corea. D'accordo? Ecco, è evidentissimo che dietro questo cosa c'è? C'è la superbia. Però attenzione, la Sacra Scrittura stigmatizza l'ateo nei salmi, un attimo che al volo li cerco così diamo la citazione. Salmo 13,1 dice: lo stolto pensa, non c'è Dio. Salmo 13,1, subito. Quindi lo stolto, ripeto, nella Sacra Scrittura è quello a cui manca il cervello. Il Salmo 52 al versetto 2 ribadisce il concetto, due salmi, lo stolto pensa Dio non esiste, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene. E anche il Salmo 13 dice
dopo aver detto che lo stolto pensa non c'è Dio, aggiunge: sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene. Attenzione, quindi l'estromissione di Dio comporta la corruzione, l'abominio e il dilagare del male. Vogliamo darci un'occhiata intorno? Vogliamo darci un'occhiata intorno? Se l'uomo perde il contatto con Dio, è la fine. È la fine. Ecco perché la Madonna era preoccupata, aveva chiesto la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. Tu dici, ma che c'entrava sta cosa qua? Dato che l'ateismo si è diffuso in forme differenti dal comunismo, perché nel vecchio continente, fino al 1900, è vero che fino al 1984, 88, quando è caduto il muro di Berlino, se mi ricordo più, 89 è caduto il muro di Berlino, se non ricordo male, sì, 89 dovrebbe essere. È vero che c'è stata l'Europa spaccata in due, c'era il muro di Berlino, però da quest'altra parte il comunismo non c'era, negli Stati Uniti il comunismo non c'era, però insomma l'ateismo si è diffuso anche nel vecchio continente non comunista e negli Stati Uniti non comunistici. Che c'entrava? Che c'entrava? Cioè fare questo gesto, cioè quando il cielo ti dice di fare una cosa, quella cosa la devi fare, la devi fare. E l'intervento sarebbe dovuto essere quello della Madonna, cioè noi tutto quanto una serie di orrori che abbiamo visto, non l'avremmo mai visti. Se quella cosa fosse stata fatta a tempo debito, come Dio comanda. Quindi tutto quanto il macello che stiamo vivendo, che è chiaro che era previsto, perché Dio lo sapeva che nonostante quello che ha detto la Madonna, non l'avrebbero fatta e che quindi ci saremmo ritrovati come ci siamo trovati. D'accordo? Però pensiamo anche alle conseguenze delle nostre liberazioni. Allora, se non c'è Dio succede il finimondo, ma chi è che pensa che Dio non esiste? Lo stupido. E attenzione, la legge dell'ateismo è questa, cioè l'ateo in senso assoluto non esiste. Mi spiego. Non è che una persona può vivere senza una divinità, si mette qualcuno al posto di Dio. Studi psicologici hanno dimostrato chi è l'idea di Dio che tutti abbiamo. Chi è? È un qualcuno per il quale tu vivi, a cui tu prostri la tua esistenza, a cui dai fiducia cieca. Togli Dio, qualcun altro si deve mettere al suo posto. Chi sarà? Pensiamo ai regimi totalitari. I regimi totalitari erano religioni. I nazisti vivevano per Hitler. I figli si fanno per Hitler. Cioè, andate a vedere i film storico documentati sul nazismo. Goebbels viveva per Hitler. Hitler era Dio per Goebbels. Capito? In Italia è successa una variante, ma è la stessa cosa. Se non c'è Dio, c'è qualcun altro. Quando nei concerti si vede cantante X, ti adoro, quella è una frase preoccupante. O io l'ho letti, questi manifesti, nei concerti. X, cantante, tu sei il mio Dio. Ho letto con gli occhi miei. Attenzione che non sono cose. Quindi può essere una persona, può essere la squadra di calcio. Provate a pensarci, ma se una persona è capace di uccidere un proprio simile, perché io sono dell'Inter e quello è del Milan. Allora ci sta il derby e io devo andare lì, io devo ammazzare il milanista. Capiamo, no? Cioè, essere appassionati di calcio, andare a seguire una partita non è un peccato, non c'è niente di male, ma bisogna vedere come, fino a che punto. Capiamo? Questo vale per tutte le cose, cioè le soluzioni, cioè le teorie,
D'accordo? Le teorie che pensano di dare la soluzione a tutti i problemi dell'umanità, la cosiddetta oggi, chi è il grande idolo? La scienza, con la S maiuscola, che poi sta maiuscola, non è, che propone soluzioni a te, su tutti i punti di vista e in tutti quanti i campi. Ma quando? Quando? Se Dio non c'è, c'è qualcun altro o qualcos'altro. Discorso sugli idoli del mondo. Il Dio sesso, il Dio soldo. Il Dio soldo. Il Dio successo, il Dio potere. Ups. Quali cose non si fanno per... Quindi, attenzione. Quando qualcuno ti viene a dire tu sei ateo, io sono ateo, dice, alt, ti devo dire due cose. Primo, testa bene il funzionamento della tua intelligenza, perché essere ateo nel senso che tu non riconosci un ente supremo ordinatore dell'universo è operazione da persone poco intelligenti. E poi ricorda che se hai estromesso questo dalla tua vita, ci hai messo qualcun altro. E stato attento che quel qualcun altro non ti darà quello che il Dio vero ti può dare, la vita, la pace, la felicità, l'amore, eccetera. Vorrei concludere, l'ho raccontato un sacco di volte, insomma, ma è sempre troppo poco. Quello che in filosofia della scienza. Io studiai, adesso non mi ricordo purtroppo le citazioni, quindi dovete fare un atto di fede, però se vi fidate di me in quanto persona, potete credere a quello che vi dico. Posso dire, insomma, che il professore che ci ha raccontato questo episodio, ce l'ha citato, è tuttora vivente, è il professor Gianfranco Basti, una persona veramente straordinaria, un sacerdote molto molto intelligente, e veramente un pozzo di scienza. Che faceva dei corsi bellissimi di filosofia della scienza, lui ci disse questa cosa qui. Uno scienziato, come dire, di quelli atei, ma un ateo intelligente, ha detto questa cosa qui. Dice, io non riesco a fare un atto di fede di una confessione religiosa, però da scienziato, proprio perché sono uno scienziato, conosco l'universo, non posso affermare. E non posso dire, ma perché sono intelligente, che non esista un Dio o qualcuno, chiamatelo come vi pare, che stia al di sopra di ciò che noi vediamo. E ha rincarato la dose, ha detto, che non esista niente, che quindi tutto quello che vediamo sia frutto del caso, come molti pseudoscienziati stupidi vanno cianciando adesso in giro. Cioè, che dire il caso, che è l'anagramma di caos, caso, è la più grossa idiozia, stupidaggine che si possa dire. Perché non c'è assolutamente nulla in tutto l'universo che ti avalla che un qualche cosa di ordinato venga dal caso. Allora, questo ha fatto uno studio, ha detto, ci sono, quante probabilità ci sono che Dio non esista? Allora, le stesse probabilità che se tu prendi un gatto impazzito, come quelli che mi stanno dietro e che stanno giocando con un pesciolino, questo è, così si capiranno i rumori sia chi sente il podcast che la diretta. C'è un pesciolino che si muove, c'è la mia gattina un pochino vivace, che gli piace tanto giocare, che sta giocando col pesciolino, quindi sente fare ti 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 ti
io la portassi su un pianoforte che non ce l'ho e la metto lì sopra, dico, anziché giocare con il pesciolino, fatti una passeggiata sul pianoforte. Ecco, se questa gattina, anziché darci fastidio durante la catechesi facendo TTT, la metti sul pianoforte e ti fa la nona di Beethoven, conosciamo la nona di Beethoven, no? Ta 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 ta. Se ti fa tutto quanto la nona di Beethoven a pianoforte, non con tutto canto l'orchestra. La gattina, allora, bene, se una gattina fa questo, Dio non esiste. Ci sono le stesse probabilità che non esiste un Dio di quelle
in base alle quali un gatto impazzito lo metti su un pianoforte e ti fa una nona di Beethoven. Filosofia della scienza. Quindi, e con questo, come si dice oggi, abbiamo asfaltato, come si dice oggi in termini molto prosaici, l'ateismo. Chi è ateo, come dice la Sacra Scrittura, col cervello tutto non ci sta, ma nel senso che ha scelto di non farlo funzionare. Ecco perché i salmi dicono, lo stolto dice, Dio non esiste. Bene, amici, ci vediamo se divora la prossima volta, andando avanti sulla superbe che abbiamo appena introdotto, però penso che tutto sommato dovrebbe essere stata una discreta, spero, introduzione. Soprattutto spero che sia stata chiara, che è la cosa più importante di una catechesi. Bene, amici, ci vediamo se Dio vuole, perché ci sarà la prossima volta. La mia benedizione a tutti, Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. A presto.